Poracci, bentornati o benvenuti sul mio canale, l'unico di YouTube Italia dove si parla di videogiochi senza che spunti l'errore 21231502. Finalmente, ora che il casino dei download da eShop si è sistemato grazie all'intervento silenzioso della grande N, possiamo tornare a fare un bel video sulle offerte poracce dell'eShop. La settimana scorsa, subito dopo il direct, è partita una nuova campagna sconti, che durerà ancora per tutta la settimana. Come al solito vi darò qualche consiglio cercando di seguire due linee guida. Mai superare i 10 euro, perché tanto lo so che siete dei poracci, ed evitare di proporre i soliti nomi noti, anche se poi alcuni titoli è praticamente impossibile non citarli, soprattutto a questi prezzi. Ma bando alle ciance, poracci, e prima di iniziare vi invito a supportare il canale con un piccolo gesto, lasciando un like, iscrivendovi, attivando la campanella delle notifiche e seguendomi su tutti gli altri social, in particolare Instagram. Non vi basta? Beh, allora andate subito su Ko-fi, dove potrete ammirare i miei mini in HD e anche offrirmi un caffè virtuale. Iniziamo! Ovviamente in questi giorni ci sono stati i Prime Days, ma tanto siete già nel gruppo delle offerte poracce e di sicuro lo sapete. Quindi la selezione che vi sto per proporre tiene conto anche di eventuali controparti fisiche. Ad esempio, per me non ha senso comprare Xenoblade Chronicles Definitive Edition a 40 euro quando allo stesso prezzo si trova la versione su cartuccia. Detto questo, possiamo iniziare da Mario Rabbids. Si è tanto parlato di Sparks of Hope durante questo E3 che mi sembra quasi inutile presentare Mario Rabbids, lo strategico a turni ad opera di Ubisoft Milano e del mitico Davide Soliani. Se ancora non avete giocato al primo capitolo, Kingdom Battle, beh, a meno di 10 euro difficilmente riuscirete a trovarlo. Per me si tratta del momento perfetto per acquistarlo, in attesa del seguito. C'è poi la Ensign Trilogy a 19,99 euro. Certo, siamo sopra i 10, ma con il 50% di sconto, a questo prezzo è difficile dire di no. Tre storici platform, un iconico protagonista e un'infinità di imprecazioni più o meno colorite vi accompagneranno nella riscoperta dei titoli che compongono questa raccolta. La versione fisica si trova al doppio del prezzo, quindi o sfruttate questi sconti, oppure tanto vale aspettare qualche offerta su Amazon. Se siete degli amanti dei platform e siete in cerca di una bella sfida, andate sul sicuro con questo Crash Bandicoot. Alzi la mano chi conosce Part Time UFO. Beh, secondo me siete veramente in pochi. Poco importa, perché abbiamo l'occasione perfetta per riscoprire questo divertente puzzle game. Ok, lo sconto non è sensazionale, alla fine si vanno a risparmiare solo 2 euro, ma ho solo letto un gran bene di questa produzione firmata da HAL Laboratories, gli autori del ben più noto Kirby. Nel gioco ricopriremo i panni di un UFO che dovrà compiere diversi lavoretti con l'aiuto di una gru attaccata al disco volante. Tutte le recensioni parlano di un puzzle game estremamente ispirato e dalla giocabilità semplice e immediata. Un concept assurdo per un gioco nato su mobile e che è stato portato su Switch un po' in sordina. Fatemi sapere se lo proverete. Discorso diverso per i due Metro, che in pieno stile Nintendo sono stati scontati in un modo tale da poter confondere le idee. Dai così. Allora, quello che vedete in prima pagina, scontato del 90% a soli 2,49€, è Metro Last Light, che in realtà è il seguito di Metro 2033, disponibile sempre in sconto, ma a un prezzo decisamente più alto, anche se sempre poraccio, 8,74€. Le versioni Redux indicano delle riedizioni che sfruttano un motore grafico aggiornato, non che su Switch le prestazioni siano il punto forte dell'operazione. Comunque si parla di 2 FPS post-apocalittici ambientati nel sottosuolo, nella metro di una Mosca devastata da una catastrofe nucleare. Si spara tanto, è pieno di mostri schifosissimi e per poco più di 10 euro vi potete portare a casa 2 FPS di altissimo calibro. Alleggeriamo un po' i toni con Super Bomberman R, l'ultimo episodio dello storico puzzle game targato Konami. Super Bomberman R rientra in quella categoria di giochi che nessuno vorrebbe, ma che dopo tutto, facendo parte di una lineup di lancio non ricchissima, vengono comunque etichettati come passabili. Non si tratta di certo dell'episodio più ispirato della serie, ma tutto sommato rappresenta un ottimo gioco multiplayer in stile Bomberman. Poi, ora che è scontato dell'85% e costa meno di 5 euro, magari riesce a divertire anche di più. Benvenuti nell'angolino del Cinematic Platform, spazio dove vi consiglio ancora una volta Limbo e Inside. Ormai è dai tempi dell'Xbox Live Arcade che vengono consigliati un po' da tutti, ma sul serio fatevi un favore e se non lo avete fatto giocate a questi due piccoli capolavori del platform di stampo occidentale.
proposito di giochi storici, c'è anche Flashback in super sconto a meno di un euro ed è considerabile come uno dei capostipiti del genere. Recupero assolutamente consigliato se produzioni in stile trial and error sono il vostro pane quotidiano. È arrivato il momento di sganciare uno di quei nomi che i più affezionati al canale già avranno sentito, Golf Story. Unire la noia del golf alla monotonia dei JRPG è una pessima idea? Andatelo a dire a Mario Golf. Anche Golf Story ha molto da dire e ci troviamo forse davanti ad uno dei miei indie preferiti su Switch. Divertente, lungo il giusto, mai eccessivamente frustrante, Golf Story ce le ha proprio tutte. E ora, 50% di sconto, può essere preso a soli 7,50€. Acquisto perfetto, sperando che gli sviluppatori si sbrighino a far uscire Sports Story. Credo di averne bisogno. Ieri abbiamo parlato della Castlevania Advance Collection e oggi mi sembra giusto proporvi gli altri tre episodi della Anniversary Collection. Per i suoi 50 anni Konami ha fatto le cose in grande e ha iniziato a proporre delle collection tematiche in grado di racchiudere gran parte della sua storia. Ce n'è per tutti i gusti. Nell'Arcade Classic avete 8 shoot'em up che hanno fatto la storia delle sale giochi. La Contra Collection vi farà riscoprire la storia del run and gun e delle bestemmie applicate ai videogiochi, mentre quella dedicata a Castlevania vi introdurrà la prima parte dell'evoluzione del brand, quella pre-Symphony of the Night. Tutti e tre vengono venduti a 4,99€ l'uno e presentano anche dei contenuti extra in stile museo, consigliato a tutti gli appassionati di retro gaming. E ora è il momento dell'altro spazio immancabile presente in ogni video poraccio che si rispetti, l'angolino dei Metroidvania. Prima di proporvi i soliti noti però, inizio con qualche hidden gem. A solo 1,49€ c'è Super Epic, Metroidvania che vi vedrà impegnati nello sconfiggere una mega corporazione infame che ha ridotto in schiavitù tutta l'umanità. Come ha fatto? Rendendo gli uomini dipendenti dai suoi videogiochi gratuiti. Il protagonista è un procione ribelle a bordo di un lama, il resto ve lo potete immaginare. Per me un instant buy, decisamente più delicato Dandara, o Dandara, chissà. Metroidvania dove è impossibile saltare, ma l'esplorazione andrà affrontata scivolando da una superficie bianca all'altra. Non un gioco rivoluzionario, ma il suo particolare level design sembra uscito direttamente da un'opera di Esker. Direi che il mal di testa con i continui cambi di prospettiva è garantito, ma per 5 euro e rotti non potremmo chiedere di meglio. Gato Roboto ve l'ho già consigliato, ma è passato un bel po' di tempo, quindi dai, facciamo finta di niente. Sconto del 50% per questo breve ma intenso Metroidvania, che vi verrà a costare poco meno di 4 euro. Il protagonista è un gattino al comando di un robot che dovrà salvare il suo padrone che si è schiantato su un pianeta alieno. Un'avventura in bianco e nero che ha stile da vendere, il sistema di combattimento è molto meno banale di quanto possiate credere. È demenziale, ma ve lo consiglio caldamente. Altri due titoli imperdibili, se siete amanti del genere, sono i due Guacamelee, di nuovo due Metroidvania demenziali che impongono un forte accento sul combattimento. Qui il combat system è particolarmente curato e dinamico grazie ad un sistema di combo molto fluido. Nel primo è stra interessante la possibilità di fare lo switch tra il regno dei vivi e quello dei morti, una meccanica che dona una bella linfa vitale al level design già di per sé ispiratissimo. Il secondo, non l'ho mai giocato, ma se vale anche solo la metà del primo, ve lo consiglio ad occhi chiusi. Anche qui, con meno di 10 euro, vi portate a casa due gioconi. E c'è anche la coop. Ci avviciniamo verso la fine e non posso non consigliarvi Indivisible, gioco che ho, a dir poco, adorato. Giocato e finito sul Game Pass, l'ho anche riacquistato su Xbox One per avere una copia fisica. E come se non bastasse, mi hanno dato anche il taccuino. Con un po' di fantasia possiamo far ricadere anche Indivisible nel genere dei Metroidvania, anche se solo in parte. Se esplorazione e level design sono tipici del genere, i combattimenti a turni sono mutuati dai JRPG e mi hanno ricordato tantissimo Valkyrie Profile, sebbene molto più dinamici. Non posso che spendere belle parole per questa piccola produzione che mi sa che si sono filati in pochi. Se non la prendete ora, che sta a meno di 8 euro, non vi parlo più, ve lo giuro. Ora che si è fatto tardi e i bambini sono andati a letto, possiamo passare ai giochi per adulti. No, niente recensione di Entai vs Evil, mi dispiace. Però possiamo comunque dare una chance a Remotered Tormented Fathers,
survival horror ad opera degli italiani Stormind Games. Se siete amanti dei giochi in stile Clock Tower e Hunting Ground, dove sostanzialmente bisogna continuamente scappare in stile Nemesis, beh, Remothered è il titolo che fa per voi. La cosa bella è che per 8,99€ avrete dei bonus niente male, come la vibrazione e l'audio spazializzato. Grazie Nintendo Switch! E chiudiamo con la collection da avere assolutamente. Castlevania, la 3D All Stars, la futura Prime Trilogy Collection, quella di Zelda che tanto non esiste? Nessuna di queste. Hotline Miami rimane uno dei più grandi indie degli ultimi anni e non voglio andare a controllare quanto tempo fa sia uscito perché altrimenti potrei sentirmi stravecchio. Come descrivere Hotline Miami? Un violentissimo mix tra l'estetica di Drive di Refn e uno shooter con visuale dall'alto, brutale, super violento, inquietante, eppure bello difficilotto, al limite del trial and error, senza però mai diventare frustrante. Scontato del 75% per soli 6,24€, potete portarvi a casa una piccola gemma di game design, che è anche un bellissimo racconto noir. Io Hotline Miami Collection ve lo stra consiglio. E questo poracci era tutto per oggi. Fa caldissimo, è tardissimo e sono curiosissimo di sapere se prenderete qualcuno di questi giochi o se magari avete altri titoli da suggerire. Vi aspetto nei commenti. Intanto vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e non mi resta che darvi appuntamento al prossimo video. Io sono il Poro Caldo, Michele Caldo, Caldo! Fanno solo 200 gradi.